Ciao a tutti e bentornati. Un mese fa circa vi ho mostrato come mi sono costruito questi due strettoi e vi ho anche dedicato un video su come andarli ad utilizzare. Nel video di oggi invece voglio mostrarvi come realizzare uno strettoio che non ha caratteristica lineare come questa qua, ma invece è utile per andare a fissare i quattro lati di una cornice. Il principio di funzionamento è più o meno lo stesso. Quello che ovviamente cambia sono i punti di applicazione. In uno strettoio lineare come questo qua, la forza dovrà essere impressa sui due lati, dei due o dei più componenti che andiamo ad unire. Su uno strettoio per cornici, invece, i punti di forza devono essere applicati sui quattro angoli della cornice. E quindi la logica di funzionamento ovviamente è leggermente differente, un po' più evoluta, ma comunque semplice e veloce da realizzare come questi qui, con un costo veramente irrisorio, leggermente al di sotto dei 5 euro. Ma vediamo adesso di che cosa abbiamo bisogno e come andarla a realizzare. Dobbiamo riuscire ad ottenere uno strettoio che ci permette di chiudere contemporaneamente quattro punti distinti, ossia i quattro angoli della cornice. Primo step da effettuare di questo strettoio, nel caso in cui vogliamo realizzare qualcosa che ci permette di andare a chiudere cornici grandi all'incirca 1 metro per 1 metro, ovviamente regolabile. Iniziamo a ritagliarci da questo listello che è 30x30x2,25 m, dal lato e levigato, quindi il minimo dei lavori possibili da effettuarci, l'ho pagato all'incirca 3,5 euro. Iniziamo a tagliarci 4 listelli di 50 cm di lunghezza. Quindi da quel singolo listello avrò ricavato 4 particolari lunghi 50 cm e mi sarà rimasto un pezzo lungo circa 25 cm, che andrò a tagliare a metà. I due particolari che ho così ottenuto, saranno lunghi 12 cm l'uno, li andrò a dividere in 3 parti, quindi di circa 4 cm. La parte centrale individuerò il centro, tracciando ovviamente le diagonali, mentre per due delle parti laterali mi andrò a tracciare la metà. Questa metà, che riportata anche su questo lato qua, dovrò andare a rimuovere. Quindi dei due particolari così disegnati dovrò andare a rimuovere questa parte e a forare la parte centrale. Essendo il pezzo piccolino, mi aiuterò con la morsa da banco che già vi ho mostrato in altre circostanze. Basta andare a chiudere e a bloccare il sistema e posso iniziare a tagliare. La rioba, inizio il taglio utilizzando i denti praticamente per contovena, perché mi permettono di fare un taglio più preciso, e inizio a tagliare invece con i denti per lungovena. Trovata la posizione, riesco a tenere dritta la sega una volta individuata la posizione, riferendomi in questo modo. Il dito allineato con la lama, tenendo il polso fermo, mi permetterà di tagliare in modo dritto. Questo è il modo come faccio io, ovviamente non è l'unico, ma io mi trovo bene in questo modo e quindi ve l'ho proposto. Vedete il taglio dritto che ho ottenuto. Tagliati questi particolari, adesso con una punta da 10 andrò a effettuare questo foro qui. Punta da 10 perché successivamente vi andrò ad applicare una bara filettata da 8 che voglio che scorra in modo molto agevole all'interno. Quindi la farò un paio di millimetri più larga. Per evitare di andare a rovinare la morsa, posso utilizzare i pezzetti di legno che ho appena tagliato da mettere al di sotto, in modo che quando andrò a forare mi possa fermare sul pezzetto di legno di scarto. Morsa bloccata,
Punto inserito. Ok. Effettuato il foro con la puntata 10, a questo punto mi andrò a individuare a una distanza di 1,5 cm e verso il centro due punti, in cui andrò a effettuare due fori, questa volta con la puntata 6, dove andrò ad applicare degli M6. Questo per quale motivo? Li faccio decentrati e non centrati, al fine di permettere di poter effettuare questo tipo di rotazione senza che l'angolo qui vada ad interferire in questa zona. Se nel caso mi dovessi rendere conto che non è sufficiente, basterà semplicemente andare a levigare la punta di questi due angoli qua, della controparte che adesso andremo a realizzare sui quattro particolari che ho tagliato prima. Decentrandolo e quindi non facendolo al centro, mi aspetto di riuscire a effettuare una rotazione di un verso nell'altro senza grossi problemi. Per farlo utilizzerò sempre la morsa con i pezzetti di legno che ho lasciato al di sotto. Magari li giro. L'importante è che il pezzo non si muova, onde evitare che si scheggi e che sia ben imbattuta col pezzo di sotto. Ok. In questo modo, da avere un foro pulito, essendo abete, è facile che si scheggi. Ultima operazione da andare a effettuare è andare a svasare la parte di dietro di questa zona. Questo permetterà di andare ad alloggiare dei perni M6 e portarli perfettamente a filo senza andare a creare delle interferenze quando andremo a appoggiare il particolare su un piano, quindi senza creare dei falsi dislivelli. Finito di realizzare questi due particolari che andranno a lavorare in questo modo, andrò adesso a realizzare lo stesso taglio effettuato su questi due lati sui quattro pezzi da 50 cm e forandoli ovviamente alla stessa altezza. Come vedete, avendo forato, sfalsato rispetto al centro, posso andare a effettuare quella rotazione che mi serviva e che mi permetterà di andare a regolare i quattro bracci sui quattro angoli della cornice. Qui potete vedere come andranno a essere disposti i due bracci per ogni singolo particolare. Quello che dovremo effettuare qui, come per gli stettori, sarà adesso andare a effettuare i fori lungo il centro di questo listello. Per trovare il centro, come fatto anche l'altra volta, potremo sfruttare la squadra che mi sono realizzato, di cui in alto vi lascerò il link. Ok. Mi porto sull'ultima parte. E quindi lungo questa linea, ogni 3 cm, ho scelto 3 cm in quanto è una misura che comunque mi permetterà, andando a stringere poi la barra che vi farò vedere al centro, di andare a coprire un po' tutte le distanze che mi servono. Utilizzo questa che è larga proprio 3 cm come riferimento e mi vado a segnare i punti. Appunto, blocco il pezzo nella morsa e inizio a effettuare i fori nei punti che ho segnato. Effettuati i fori, a questo punto andrò a grattar via qualche eventuale scheggia caratteristica anche dell'abete. Da un lato e a svasare dall'altro lato, come fatto in precedenza. A questo punto quello che abbiamo ottenuto per questo particolare lo andremo a effettuare per gli altri tre rimasti,
Vedete, anche qui abbiamo che il perno è in grado di inserirsi completamente senza sprofilare. Su un pezzo praticamente di scarto, o comunque un residuo di lavorazione, mi andrò adesso a realizzare gli ultimi quattro particolari. In pratica ho tracciato un quadrato 6 cm x 6, a cui ho rimosso un angolo di 3 cm x 3. Mi andrò adesso a ritagliare questa parte e quindi a forare a metà di questa diagonale che avrò ottenuto. Tagliato questo particolare e dopo aver effettuato un foro con una punta da 7, andrò a levigare tutto il contorno per andare a smussare quelli che saranno gli spigoli. Operazione che andrò ad effettuare affinché praticamente gli spigoli, effettuando una pressione, non lasciano l'impronta su quella che è la cornice. Come realizzato questo particolare, andrò a effettuarne altri 3. A questo punto, realizzato questi quattro particolari, possiamo semplicemente andarli a fissare utilizzando un perno su quelli che sono i quattro bracci che costituiranno i quattro vincoli dello strettoio per cornici. Vi posiziono una rondella e un galletto podato a farfalla. Ovviamente, a seconda delle dimensioni della cornice che andremo ad applicare, io andrò a spostare la posizione di questo particolare. Come fatto per questo qua, ovviamente andrà fatto per tutte e quattro. Ma passiamo adesso all'elemento di unione. I due particolari che abbiamo realizzato all'inizio, questi qui serviranno per vincolare praticamente i quattro bracci, verranno uniti, come dicevo, da una barra filettata ai cui estremi applicherò due rondelle abbastanza larghe, questo tipo qua, e altri ulteriori due galletti. La barra filettata è una barra da 8, il foro che ho fatto un foro da 10 per permettervene uno scorrimento più agevole. La lunghezza della barra l'ho fatta in modo da lasciare un interasse di circa 3 cm, che è proprio l'interasse che ho lasciato tra un foro e l'altro. In pratica, andando a stringere questo elemento, potrò portare ad avvicinare questi quattro lati, questi due particolari, e quindi di riflesso andare a stringere e a fare forza sui quattro vertici. L'assemblaggio adesso è praticamente ovvio. Questo che vedete è lo strettoio finito. È lungo un metro e permette, a seconda di come andiamo a disporre i quattro bracci, di andare a stringere cornici di dimensioni diverse. Non è importante andare a serrare questi particolari che vedete di lato, in quanto praticamente la forza che dovranno imprimere è una forza perpendicolare al perno. Il perno quindi magari lo andrò a sostituire con particolari più corti. Vediamo adesso come andarlo ad utilizzare. Ho qui preparato 4 listelli tagliati a 45 gradi per andare a formare una cornice. Posso incollarli e magari successivamente andarli a fresare per andarli a sagomare. In questo caso qua, solo per farvi vedere praticamente l'utilizzo di questo strettoio per cornici, li lascerò non incollati. Ma farò in modo di farvi vedere che tensionando il sistema questi rimangono bloccati l'uno all'altro. Ho regolato le altezze e le lunghezze dei quattro particolari, è abbastanza semplice e intuitivo come. Li vado adesso a fissarli. Come vedete, in questa fase, ovviamente, finché non stringo il sistema, sono liberi di muoversi. A questo punto mi basterà semplicemente andare a stringere due galletti centrali. Vedete la tensione che si sta già formando sui quattro lati. Ecco fatto. Il sistema è praticamente vincolato e potrebbe permettere alla colla di
andare ad agire e quindi a bloccare il tutto. Vi mostro adesso di nuovo il procedimento per far vedere la tensione che si genera. Vedete lo spazio, come sono liberi di muoversi? Basta che vada a stringere il perno centrale. Vedete? Più stringo e più la tensione è tale praticamente da avere il particolare bloccati tra di loro. Spero che l'idea vi sia piaciuta e che questo tipo di settore possa essere utile ai vostri progetti. Io di mio inizierò ad utilizzarlo per una serie di cornici che devo realizzare. Grazie dell'attenzione e al prossimo video. A presto!